prima ha parlato di concetti fondamentali che contraddistinguono Forza Italia. Sono i concetti della dignità, del rispetto, della democrazia, i valori di Forza Italia che poi sono i valori della culla del nostro continente che è l'Europa, la istituzione internazionale che rappresenta appieno l'Italia, rappresenta appieno i valori di Forza Italia e noi ci sentiamo fortemente convinti di essere nel solco del Partito Popolare Europeo perché crediamo appunto nei valori liberali del cristianesimo, dell'atlantismo e dell'europeismo. Sono quei valori che portiamo nel cuore, nella mente e che ci ha inculcati Silvio Berlusconi. Lei ha ricordato due date fondamentali, il 2017 e poi il 2021, la svolta per la Sicilia, una svolta che vuole portare in Europa. Il 2017 è stata una data di demarcazione, assieme a tanti amici, a tante amiche abbiamo finalmente restituito il governo della regione al centrodestra che in tutti questi anni ha dimostrato segnali di buon governo e ha dimostrato di essere in verticale, di diventare servente nel senso più alto del termine verso i territori e verso le istituzioni minori. Noi siamo qua con Stefano Pellegrino a testimoniare appunto tutto questo in tutti questi anni per una grande prospettiva. Le opere sono tante, le, ne avete insomma portate a termine, quelle cosiddette incompiute, ora c'è altro che si può fare dall'Europa? L'Europa è strategica per tutti i finanziamenti comunitari, vorrei ricordare che il PNRR arriva dall'Europa, vorrei ricordare che il FES oppure altri, l'FSE, il PSR, arrivano tutti dall'Europa, il FEAGA e tutti gli altri, il FEAMP che riguarda ad esempio la pesca, arriva dall'Europa. Tutti questi acronimi sono tutti interventi finanziari che l'Europa assegna alla Sicilia. Se da un lato allora ci assegna questi finanziamenti, noi dobbiamo cogliere appieno queste opportunità e dobbiamo anche aiutare gli enti pubblici, gli enti locali, ma anche la regione con procedure snelle di snellimento e di accelerazione. Ecco perché bisogna andare in Europa, per la semplificazione normativa. Lei ha detto io non chiedo la fiducia ai cittadini, ho dimostrato. Noi chiediamo un giudizio, chiediamo, non più la fiducia, noi chiediamo un giudizio di stima o di disistima, di apprezzamento o meno sul nostro operato. Col nostro operato noi ci presentiamo al cospetto degli elettori, saranno poi gli elettori a decidere.